colui che semina il buon seme, abbiamo letto, è il figlio dell'uomo, cioè Gesù Cristo. Ma oltre a questo seme buono, per mano del nemico, del diavolo, c'è anche del seme cattivo, e ambedue crescono insieme. Per questo la parola di Dio ci incoraggia a rimanere, a restare sobri, perché l'avversario viene, dice la parola di Dio, come un leone ruggente. Sapete, la caratteristica di questa erbaccia è quella di sapersi mimetizzare, nascondere, soprattutto nella fase iniziale della sua crescita. Perché questo proprietario di questo campo dice di non cogliere la zizzania? Abbiamo letto, il desiderio, il proposito di Dio è quello che non si disperda neanche un chicco di grano. È per il bene di questo grano, è per il bene di coloro che amano il Signore, è per il bene di coloro che oggi hanno la possibilità di poter credere pur essendo ancora malvagi a causa del loro peccato. Dio, che è un Dio buono e paziente, sta aspettando con pazienza, dice la parola di Dio, che tutti gli uomini vengano al ravvedimento. Dio è paziente e sta portando a compimento un'opera che Egli ha iniziato. Egli ha seminato e raccoglierà quel grano, e gloria a Dio per questo, perché noi vogliamo essere grano per la sua gloria, vogliamo portare del buon frutto, essere un buon frutto in questo mondo di tenebre. Oh, siamo chiamati a convivere con la zizzania, siamo chiamati a sopportare, dice la parola di Dio, anche ad essere perseguitati a motivo della nostra fede. Siamo chiamati a vivere in un campo che era stato preparato in un modo meraviglioso, ma che è stato rovinato. È una domanda questa, ovvia e scontata, che voglio porre alla mia attenzione, ma all'attenzione di noi tutti. Siamo grano o zizzania? È differente da dire quello che vogliamo essere. Certo, tutti vogliamo essere credenti che servono fedelmente il Signore, ma quello che desideriamo a volte non corrisponde con quello che in realtà siamo. Per questo il Signore è paziente